Il Covid, ma soprattutto la crisi economica internazionale hanno frenato, in alcuni casi fermato definitivamente, molte attività economiche. Uno dei comparti che maggiormente ha risentito di questa nuova crisi è stato quello legato all'agroalimentare e al food. Numerose le imprese costrette ad abbassare definitivamente le proprie saracinesche, una situazione difficile da gestire nel lungo periodo, ma che grazie all'apporto di alcune realtà finanziarie può decisamente migliorare. Se ne discute a margine di Tutto Pizza, il salone dell'arte bianca e dei pizzaioli che ha chiuso i battenti pochi giorni fa alla mostra d'oltremare di Fuorigrotta a Napoli. Noi troviamo i fondi e sviluppiamo l'idea, sviluppiamo il brand e lo lanciamo sul mercato e poi curiamo tutti gli altri aspetti che sono anche di natura contrattuale del brand. Grazie a Finance e Consulting stiamo sviluppando il nostro brand, prevedendo attraverso la rete franchising aperture dirette e indirette. E sono tanti gli esercenti, gli imprenditori, ma anche i pizzaioli che si sono affidati a queste realtà economiche e finanziarie per valorizzare le proprie imprese. Ai nostri microfoni una testimonianza diretta. Grazie a Finance Consulting ho avuto la possibilità di avviare il mio sogno e quindi di aprire la mia pizzeria, che aprirà a settembre a Nola, e quindi a breve nascerà questo nuovo marchio che si chiama Basta con la solita pizza, diciamo.